1464, Agostino di Duccio fu incaricato di scolpire un gigante alto più di 5 metri. Il marmo arrivò a Firenze, ma Agostino, dopo aver dato principio all'opera, abbandonò l'impresa. Nel 1476 fu chiesto ad Antonio Rossellino di condurre a perfezione la statua, che però restò egualmente incompiuta. Si perviene così ai primi di luglio del 1501, quando gli operai del Duomo e i consoli dell'arte della lana decidono di cercare un artefice in grado di concludere i lavori a quel marmo chiamato David. Alla metà d'agosto si decretò che fosse Michelangelo a condurre a termine quell'uomo chiamato gigante. Ai primi di settembre, il David definitivamente compiuto, dorato nella fionda e nel broncone che gli stava ai piedi, fu rivelato ai fiorentini. Non è raro che le misure del giovane di Michelangelo, col suo torace ampio, coi suoi arti possenti, con la sua postura salda, abbiano indotto a riflessioni sui nessi che corrono fra la figura del Vecchio Testamento e la lettura che ne dette il Buonarroti. E se n'è spesso dedotto che alla statua, dovendo essa alludere al senso di indipendenza e di libertà che animò la Repubblica Fiorentina nei primissimi anni del Cinquecento, non sarebbe risultata pertinente l'effigie d'un giovane inerme e soave. Quasi spontanea è sorta la congettura che nel guerriero disarmato, e anzi privo d'ogni vestimento, Michelangelo abbia voluto combinare il simbolo biblico con quello antico d'Ercole, che era lui pure emblema di Firenze. Entrambi d'altronde tradizionali personificazioni della fortezza come virtù, ad attestare una commistione di sacro e pagano più usuale di quanto non si pensi. In fondo, mancando la testa di Golia, che è consueto e perfino indispensabile corredo per i simulacri di David, non c'è nel marmo michelangiolesco altro attributo che consenta di risalire all'identità di quel nudo. David come Ercole, dunque, entrambi i modelli buoni per una città fiera, qual era allora Firenze. Merita però tornare a rileggere la scrittura. Due sono le descrizioni che nel primo libro di Samuele riguardano David. La prima lo presenta come un fanciullo d'aspetto gentile, fulvo di capigliatura e d'occhi belli. Invece la seconda descrizione non lascia mai trapelare un David come adolescente debole. Lo stesso David ricorda quante volte lui, che custodiva le greggi del padre, aveva inseguito orsi e leoni. Se in questa seconda redazione c'è qualcosa che fra i due rende impari lo scontro, è il mestiere delle armi, che è sconosciuto a David e, al contrario, consuetudine quotidiana per Golia. Maggior ragione allora, essendo due, secondo la Bibbia, le redazioni iconografiche di David, meriterà riflettere sulla scelta del Buonarroti, del quale tornerà opportuno ricordare adesso che proprio mentre lavorava alla monumentale statua marmorea, col pensiero secondava l'idea d'un altro David, stavolta di bronzo, ma sempre connesso al regime repubblicano, che in questo caso gliel'avrebbe chiesto nel 1502 per farne dono a uno degli uomini più influenti di Francia, Pierre de Rohan, maresciallo di Gier.
L'opera è andata persa, ma da un disegno conservato al Louvre è dato conoscerne la concezione e parimenti la postura che il corpo scolpito avrebbe dovuto assumere. A qualificarlo come David sono la fionda, tenuta con la mano sinistra su un gluteo, la spada, appena accennata fra le cosce, ma soprattutto la testa mozzata di Golia, su cui si posa il piede destro del giovane, e la gamba corrispondente si flette ad accentuare l'ancheggiamento del torso. Nonostante la complessione fisica del David disegnato, sia pur essa atletica e tornita, la sua massa muscolare, le sembianze dell'eroe che Michelangelo fermò sulla carta sembrano, al cospetto del David marmoreo, più gentili. E più consoni a un adolescente sono i tratti del volto, ripreso in delicato profilo, sicché quasi ne esce un'effigie assimilabile a quelle consuete d'Apollo. Giovane non gracile dunque, ma neppure un gigante, come era l'uomo sulla ringhiera di Palazzo Vecchio. Di sicuro si può dire che lo scultore, nella statua destinata ad essere di bronzo, aveva previsto tutto il repertorio degli attributi del campione di Israele: la fionda, la spada e infine giusto appunto la testa, che davvero si rivela determinante nella decifrazione del personaggio. Però la testa mozzata, come si diceva, non compare nella versione in marmo. Difficile dire se abbia influito su questa assenza il lavoro precedentemente condotto sul blocco di pietra da Agostino di Duccio e da Antonio Rossellino. Certo, forte è il sospetto che possa essere stato Michelangelo a volere che il giovane si offrisse in una nudità assoluta, senza che niente stornasse l'occhio dei riguardanti dall'immagine d'un uomo disarmato che confidava solo nell'aiuto del suo Dio, e appunto per questo forte. La stessa fionda, unico segno di riconoscimento, è quasi celata a chi non giri intorno al colosso, il quale pertanto, più che d'un David, si fa figura d'un principio morale, civile e politico.